Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo pack opening perché abbiamo i pacchetti da 100k, tre pacchetti da 100k, questo significa 300k di pacchetti e sperando di trovare qualcosa di buono. Non è stato l'ultimo pack opening, l'ultimo che avrei fatto sul canale, bensì penso sarà questo perché poi non penso usciranno nuove squadre della stagione o pacchetti così, non penso, però poi magari usciranno. Però decido di aprire questi pacchetti sperando di trovare qualcosa di buono, anche perché manca poco, scadono tra poco, quindi mi devo sbrigare. Perciò, raga, andiamo subito ad aprire il primo pack, sperando di trovare qualcosa di decente. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, sperando che questo video raggiunga i 300-400 mi piace, perché dovrebbe meritarsi. Intanto troviamo Gleek Team of the Season, che non penso valga molto, però è pur sempre un Gleek Team of the Season. Qui troviamo, vabbè, gente un po' del cavolo, Gleek che adesso vediamo subito che sta sui... Merda, che schifo, 15.000 crediti, pensavo qualcosina di più. E poi per il resto abbiamo trovato Mascherano e il divino Jonathan, che comunque è una buona carta. E sostanzialmente merda, però vabbè, comunque è sempre un Team of the Season, non ci lamentiamo. Andiamo con il secondo, primo pacchetto, un po' così però. È il secondo pack opening di fila che faccio, non penso sia mai successa una cosa del genere, però chiaramente essendoci questi pacchetti non potevo non farlo. Intanto trovo un Bonucci, Team of the Season, un Perin e un Icardi nello stesso pacchetto, oh mio Dio, più uno Sterling. Oh mio Dio, tre Team of the Season nello stesso pacchetto, più Boateng, che comunque è una buona carta, cavolo. Mettiamolo subito in lista trasferimenti, non male questo pacchetto, non male. Icardi che da quello che ho sentito è davvero forte, anche lui non sta moltissimo. Poi abbiamo un Perin che vale circa un cazzo e infine un Bonucci che dovrebbe valere almeno qualcosina di più, che ha delle statistiche paurose, non troppo di più, però comunque sia tre tots in un pacchetto, niente, niente male davvero. E infine, raga, per concludere in bellezza, nuovo pacchetto, se ancora non l'avete fatto lasciate un like, perché troveremo qualcosa di buono, me lo sento. Apriamo subito questo pacchetto, non lasciamo giù il joystick perché porta male, magari in questo pacchetto, in questo pack opening, e troviamo subito un Umtiti ancora, più un Kruse, quindi sostanzialmente non è andato benissimo, non è neanche andato malissimo. Abbiamo trovato un Higuain, che cavolo ci stava però, Team of the Season, Aubameyang, vabbè, Chicharito, Umtiti che l'ho già trovato. Quindi devo metterlo sul mercato trasferimenti, intanto lo lascio in lista trasferimenti. E vabbè, anche Aubameyang lo tengo. Raga, fatemi sapere nei commenti una cosa. Volevo fare un video, non so se avete presente, tipo quello dei club tour, che vi mostrano un po' il club, club con tutte le carte che si hanno, che si hanno trovato, che si sono comprate, così. Fatemi sapere se vi piace una serie di questo tipo, cioè una serie, un episodio di questo tipo, così vi faccio vedere tutto il mio club con tutte le carte che ho trovato finora o che ho comprato. Fatemi sapere se vi piace. Questo video, raga, sarà molto breve perché come avete visto sono solo tre pacchetti, però in tre pacchetti abbiamo trovato 5 Team of the Season, se non ho contato male, più un Team of the Week, quindi direi niente male. Adesso vedrò se venderli o meno. Comunque raga, come sempre vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace o 400 ci stanno per tutti i giocatori in forma che abbiamo trovato per questo episodio. Lasciate un commento scrivendomi se avete aperto anche voi dei pacchetti e cosa avete trovato di bello in questi pack da 100k. Come sempre iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, bella raga.